I doni della natura. Scopriamo insieme le proprietà di frutti e piante che ci offre la terra. Il prugno è una pianta della famiglia delle rosacee, che produce i frutti noti col nome di prugna o susina. Originario dall'Asia, furono i romani che lo introdussero nel nostro Mediterraneo. Ha la forma ad ombrello e può raggiungere fino a 6 a 8 metri d'altezza. Si raccoglie da giugno a ottobre a secondo le varietà e possono avere anche un gusto più gradevole come l'agostana o un gusto non particolarmente dolce come la bella di Lovanio. Le proprietà nutritive delle prugne sono tantissime. Come prima cosa hanno poche calorie. Ogni 100 grammi contengono solo 47 calorie. Sono molto nutrienti poiché contengono fosforo, potassio, magnesio, vitamina A, vitamina C, alcune vitamine del gruppo B, ferro, polifenoli e calcio. Soprattutto chi soffre di stitichezza, ha sicuramente sentito dire che le prugne sono utili per questo problema, infatti è proprio così. Grazie all'elevato contenuto di fibre e di acqua, migliorano molto la regolarità intestinale. Ma non hanno solamente questa proprietà. Sono utili per proteggerci dai radicali liberi, grazie alla vitamina A e i polifenoli, facendo sì che sia un ottimo alimento antiossidante e antinfiammatorio. Azione antistanchezza e antispossatezza. Tra le proprietà delle prugne troviamo anche questo beneficio, garantito dalla gran quantità di un minerale, il potassio, ben 190 mg su 100 grammi. Il potassio è infatti un utilissimo tonico cardiaco e muscolare, utile anche per prevenire i crampi muscolari che possono insorgere dopo un'intensa attività sportiva. Prevenzione dell'osteoporosi. Secondo una ricerca della Florida State University pubblicata sul British Journal of Nutrition, le prugne secche sarebbero in grado di prevenire fratture ossee e addirittura l'osteoporosi nelle donne in menopausa. Inoltre, mangiare prugne secche può influenzare il microbiota intestinale, riducendo dunque il rischio di sviluppare cancro del colon. Sapevi tutto ciò sulle prugne? Naturalmente, prima di consumarle, chiedi consiglio ad uno specialista per sapere se puoi trarre dei benefici.